canzone che è nello stile di Albert Collins, un chitarrista cantante blues statunitense. Albert aveva una tecnica molto particolare, si avvaleva dell'uso di un capo e poi suonava con le dita invece che col plettro per ottenere quel suono tagliente che era tutto suo particolare. Infatti lo chiamavano lama di rasoio. Un altro soprannome di Albert Collins era il maestro della Telecaster perché suonava sempre con la Telecaster. La ragione per la quale Albert utilizzava il capo era perché così poteva spostarlo su e giù per la tastiera della chitarra e utilizzando sempre le stesse diteggiature poteva suonare in tutte quante le tonalità. In questo caso siamo sull'ottavo tasto con il capo, dove abbiamo il Do qui sulla sesta corda, che è la radice di questo blues, quindi il blues in Do. Da qui, ad esempio, nel lick stiamo suonando la scala blues di Do. Utilizziamo le prime due dita praticamente sull'undicesimo e il decimo tasto. Quindi il decimo tasto abbiamo il primo dito, l'undicesimo tasto abbiamo il secondo dito, perché ovviamente stiamo utilizzando le corde a vuoto, che sono molto particolari. Ecco, una cosa molto molto bella questa qui. Andiamo a vedere nei dettagli come suonare il lick. Adesso lo suono più lentamente. Stiamo praticamente utilizzando l'indice e il medio alternati per suonare la maggior parte del lick. Quindi iniziamo con un Reich dove l'indice va giù e colpisce alcune note, alcune corde così, stoppate, per poi arrivare sull'undicesimo tasto. Poi quando arriviamo qui sulla quinta corda iniziamo ad andare con il pollice. Ecco, così abbiamo questo alternarsi nelle sezioni basse, nella sezione bassa con il pollice e nella sezione alta con l'indice ed il medio. Questo lick fa parte del mio libro 101 Killer Licks, dove per l'appunto insegno 101 licks nello stile di 20 tra i più grandi chitarristi del rock e del blues. Questo qui è un fantastico mezzo per tutti coloro che vogliono ampliare il loro vocabolario musicale. Se senti che hai bisogno di nuove idee quando improvvisi, questo qui è il metodo giusto per poter sviluppare il tuo senso melodico ed improvvisativo appunto sullo strumento. Quindi ti consiglio di visitare il mio sito, lezionidichitarramoderna.com, e di andare nel mio negozio e vedere per l'appunto di cosa si tratta.